Amici di Fight, nella notte tra sabato e domenica torna la UFC con una Fight Night che promette veramente scintille e con un main event, un match valido per la categoria dei pesi leggeri che vedrà di fronte l'ex sfidante al titolo Dustin Poirier contro Dan The Hangman Hooker. Una card che avrebbe dovuto vedere inizialmente la presenza nella preliminary card della nostra Mara Romero Borella, peccato che purtroppo la sua sfidante, la debuttante Miranda Maverick, 22 anni, ha dovuto dare forfè per un infortunio. Andiamo comunque a scoprire quella che resta una main card veramente interessante. Nel match che aprirà la main card della Fight Night si scontreranno Sean Woodson e Julian e Rosa in un match valido per la categoria dei pesi piuma al limite delle 145 libbre. Si troveranno per l'appunto di fronte due atleti che di peso piuma sembrano aver poco considerando l'altezza. Infatti Sean Woodson è alto 1,87 m, è il peso piuma più alto della categoria, mentre invece Julian e Rosa è appena più basso di 2 cm. Passando al record dei fighters, Sean Woodson attualmente è imbattuto con un record di 9-0, ha debuttato in maniera convincente nelle Dana White Contender Series vincendo con una spettacolare flying knee e si è confermato nel match di debutto in UFC vincendo per decisione unanime contro Kyle Bukniak. Julian e Rosa, dal canto suo, viene da 3 sconfitte consecutive e ritorna nell'ottagono a distanza di un anno dall'ultimo match che si è tenuto nel maggio del 2019. Per Julian e Rosa sarà difficile andare a fermare l'ascesa di Sean Woodson, definito uno dei prospetti più interessanti della categoria. Pertanto, il mio pronostico vede vincente Sean Woodson. Nel secondo match della main card, sfida valevole per la categoria dei pesi massimi tra Gian Villante e Maurice Greene. Gian Villante, con un record di 17 vittorie e 11 sconfitte, ha un record che negli ultimi 5 incontri lo ha visto vincere 2 volte e perdere 3, e si ritrova a debuttare nella categoria dei pesi massimi alla ricerca di nuovi stimoli per una seconda parte di carriera che potrebbe vederlo protagonista in una classe di peso superiore. Maurice Greene, dal canto suo, dopo un inizio fatto di 3 vittorie consecutive, ha perso per TKO contro Pavlovich nell'ottobre del 2019. All'inizio 2020, nuova sconfitta per Maurice Greene, che a UFC 246 ha ceduto per sottomissione al boa russo Alexei Oleinik. Se si potesse dare un titolo al terzo match della main card, si potrebbe definire tranquillamente un match chiamato Masters of Submission. Il perché ve lo spiego subito. In questo terzo match, valevole per la categoria dei pesi medi, quindi al limite delle 185 libbre, a sfidarsi nell'ottagono della UFC Apex di Las Vegas, Nevada, ci saranno il 24enne Brandon Allen e il 27enne Kyle Daukaus. Perché Master of Submission? Delle 23 vittorie sommate di entrambi gli atleti, 16 di queste sono arrivate per sottomissione. Ricordiamoci che Brandon Allen è imbattuto nella promotion di Dana White, mentre invece Daukaus, dal canto suo, finora ha vinto 9 match su 9 ed è pronto a debuttare nella promotion di Dana White in un match che si preannuncia molto interessante e che vivrà probabilmente di puro grappling. Nel co-main event della serata ci sarà una classica sfida tra striker contro grappler. Mike Perry sfida Mikey Gall in un match valevole per la categoria dei welter ed è un match che vedrà di fronte un striker come Mike Perry, che vanta 11 vittorie su 13 per knockout, sfidare un grappler con un ottimo background nel Brazilian Jiu-Jitsu come Mikey Gall, che ha vinto 5 dei 6 match per sottomissione, e più precisamente 5 match su 5 sono stati vinti con una finalizzazione per rear neck choke, vero e proprio trademark per Mikey Gall. Un match che secondo me vede favorito Mike Perry, che è alla ricerca di una vittoria dopo aver collezionato 2 sconfitte consecutive, l'ultima di queste arrivata per KO, primo e unico match perso finora per knockout da parte di Mike Perry contro Neil. Pertanto un Mike Perry che secondo me parte favorito contro Mikey Gall. Amici di Fight, siamo arrivati al main event della serata. Un main event che si preannuncia interessantissimo in ottica pesi leggeri, dato che a scontrarsi in un match al limite delle 155 libbre ci saranno il rientrante Dustin Poirier contro Dan Hooker. Il fighter neozelandese, soprannominato The Hangman, ha un record di 20 vittorie a fronte di 8 sconfitte e si presenta a questo match con un record di 3 vittorie consecutive, l'ultima davanti al pubblico di casa contro Paul Felder. Dall'altra parte invece ci sarà Dustin Poirier, che ha fallito l'assalto al titolo nel match ad UFC 242 contro
contro Khabib Nurmagomedov ad Abu Dhabi, dove The Diamond ha perso per sottomissione al terzo round. Un match che la dirà lunga su quello che potrebbe essere il prossimo sfidante al titolo, Tony Ferguson permettendo. Personalmente, l'esperienza e una completezza maggiore da parte di Dustin Poirier, a mio parere, spingono l'ago della bilancia a favore di The Diamond. And that's it, amici di Fight. Questo è tutto, questo è stato il racconto della main card. Fateci sapere la vostra, commentate, scriveteci. A presto!